Buongiorno e bentrovati alla prima edizione della TG6. Apriamo con la cronaca. Un giovane, 23 anni, residente a Roma, ma originario di Pescasseroli, è morto la scorsa notte a causa di un incidente stradale avvenuto lungo la statale Marsicana che collega Pescasseroli ad Avezzano. Il giovane viaggiava a bordo di una BMW guidata da un suo amico, 28 anni di Opi, provincia dell'Aquila, che secondo gli accertamenti svolti dalla polizia di Castel di Sangro avrebbe perso il controllo dell'autovettura finendo contro un albero all'uscita di una curva. Il 23enne è morto sul colpo, mentre l'amico è stato trasportato in condizioni critiche dagli operatori del 118 all'ospedale di Avezzano ed è ancora in prognosi riservata. Forza Italia denuncia alla Procura della Repubblica l'illecito delle nomine dell'attuale presidente della TUA, Luciano D'Amico, e del presidente Saga, Nicola Mattoscio. Secondo i documenti presentati dai forzisti, si tratta di incarichi incompatibili con quelli già ricoperti dai due accademici. Francesca Romana Testi. Da regione facile a regione facilona, così parla Forza Italia annunciando un esposto alla Procura della Repubblica di Chieti per il caso dei doppi incarichi di due accademici. Nel caso specifico si tratta del magnifico rettore Luciano D'Amico, attualmente presidente della TUA, società di trasporti abruzzese, e di Nicola Mattoscio, direttore del Dipartimento di Scienze Filosofiche, Pedagogiche ed Economico-Quantitative, e nominato presidente Saga, società che gestisce l'aeroporto internazionale d'Abruzzo. Incarichi che secondo la legge Gelmini sarebbero incompatibili. Avevo in question time interrogato il ministro Giannini evidenziando come il decreto Gelmini, tuttora in vigore, impedisse il cumulo di incarichi tra un professore di qualunque ruolo che a titolo anche oneroso o anche gratuito, ma che facesse a tempo pieno il docente e un rettore, così come un direttore di dipartimento lo fa a tempo pieno secondo il dettato della legge, e altro incarico. Forza Italia interpella l'attuale ministro all'istruzione che per tutta risposta demanda il caso alla magistratura. Forza Italia intanto scopre che negli atti ufficiali della regione Abruzzo ci sarebbero gravi inesattezze, come ad esempio quella in cui si dichiara il non percepimento di retribuzione per tali incarichi. La legge parla chiaro. Ma tra l'altro, andando a sculciare sul sito dell'Ateneo d'Annunzio, nella sezione della trasparenza, laddove ci sono i docenti che hanno chiesto di rivestire altri ruoli autorizzati, compare appunto il professor Mattoscio, che non è a titolo gratuito ma a titolo oneroso. Allora la Regione Abruzzo ha fornito al Ministro in un atto ufficiale una risposta falsa, perché l'ente non sono, le figure sono gestionali, non sono soltanto di indirizzo ma sono gestionali, false perché non sono tutte e due a titolo gratuito, insomma una serie di falsità. Tre rinvii e poi seduta rinviata a data da destinarsi, così è finito il Consiglio Comunale straordinario sull'emergenza mare inquinato a Pescara. Nonostante le critiche dell'opposizione e la richiesta di dimissioni, il sindaco resta al suo posto, Alfredo Primante. Tanto tuonò che alla fine non piove. Dopo tre rinvii consecutivi, il Consiglio Comunale straordinario sul mare inquinato di Pescara è stato rinviato a data da destinarsi. A causare lo stop, l'applicazione del regolamento comunale da parte del presidente del Consiglio Antonio Blasioli, che ha invitato più volte il centrodestra a togliere le magliette con la scritta Alessandrini dimettiti. Ovviamente i rinvii hanno acceso ed esasperato gli animi in aula, non solo tra i rappresentanti politici, ma anche tra il pubblico che ieri pomeriggio ha affollato l'assise civica e che avrebbe voluto risposte in merito all'allarme e alla paura scatenatasi dopo il 28 luglio, giorno della rottura della condotta di Via Raiale e dello sversamento di 25-30.000 metri cubi di liquami nel fiume Pescara. Il sindaco ha detto che rifarebbe tutto così come ha fatto. Beh, il sindaco dovrebbe magari decidere che cosa vuole fare, perché già in precedenza aveva dichiarato di essersi pentito di non aver effettuato il divieto di balneazione, oggi invece dice che ne ha convinto. Il problema del governo dell'amministrazione di centrosinistra è proprio questo: non c'è un sindaco che ha una capacità decisionale, che ha polso, che ha schiena dritta e testa alta. Il sindaco Marco Alessandrini da parte sua ha detto a chiare lettere che non si dimetterà e attacca ribadendo quello che la sua amministrazione sta facendo per il risanamento del fiume. Poi c'è chi si diverte con le carte bollate e chi ha responsabilità di governo. Noi abbiamo attivato un fronte scarichi abusivi, si chiama DK15, è un'opera i cui lavori sono iniziati. Ci sono 8,5 milioni e mezzo, viene dallo Sblocco Italia, sono fondi per i depuratori. C'è la partita dello sfondamento della diga foranea,
che è legata all'approvazione del piano regolatore portuale. Gli fa eco l'assessore all'ambiente della Regione Abruzzo Mario Mazzocca, che parla anche di un dossier di 600 pagine sull'argomento. Noi abbiamo presentato ai commissari un dossier di oltre 600 pagine, da cui è chiara e incontrovertibile l'attività che la Regione non ha fatto negli anni dal 2011 al 2014. E poi anche un problema però che riguarda la gestione da parte dell'ACA di tutto quello che riguarda le fognature, le acque. Indubbiamente il sistema idrico integrato regionale soffre di alcune criticità che non scopriamo oggi e che stiamo cercando di risolvere. E al centro delle polemiche oggi c'è il presidente del Consiglio Comunale Antonio Blasioli. Secondo l'opposizione, l'interruzione della seduta di Consiglio straordinario di ieri è stato un atto contro la libertà di parola di cittadini e opposizione. Servizio. Amarezza, rabbia e un nulla di fatto. Il Consiglio straordinario, indetto sul caso dei liquami in mare a Pescara, si è risolto in una bagarre senza esito ed oggi i rappresentanti dell'opposizione criticano le manovre utilizzate per evitare il confronto in aula. Sul banco degli imputati spicca il presidente del Consiglio Comunale Antonio Blasioli. C'erano tantissimi cittadini, oltre 400 persone in consiglio, tutti inferociti contro un Presidente del Consiglio che non ha permesso che ci fosse la libera espressione del popolo in rappresentanza dei cittadini, e quindi questa polemica va avanti, ma noi il Consiglio lo faremo, lo abbiamo richiesto, continueremo a richiederlo, la prossima volta faremo il Consiglio e manifesteremo nella maniera più civile possibile senza che ci siano impedimenti. Uno strascico polemico anche con il Movimento 5 Stelle che ha sostenuto una specie di intesa tra maggioranza e opposizione di centrodestra per non far fare il Consiglio. Ovviamente è soltanto una posizione strumentale, il Consiglio è stato richiesto da noi del centrodestra perché pensiamo che Alessandrini sia assolutamente inadeguato a guidare questa città. Ad aver aperto la polemica, o meglio lanciato l'allarme sullo sversamento dei liquami in mare, poi l'utilizzo del famigerato Oxy Strong, era stato Berardino Fiorilli, ex vice sindaco di Pescara, che oggi commenta così la sospensione del consiglio. Ero presente anche io in aula, avevo chiesto il diritto di parola per poter esporre proprio la nascita dei fatti così come l'abbiamo vissuta noi di Pescara Mi Piace, ho sollevato per primo il problema, non aspettandomi tuttavia che dietro questa prima preoccupazione ci fosse tutto questo torbido. In realtà ieri è stata negata la parola ai cittadini, a chi come me voleva intervenire, ai consiglieri comunali è stato negato il dibattito e il confronto. Quello che la sinistra tanto professa, cioè la partecipazione, è stata negata a un consiglio comunale pieno di gente. Cambiamo decisamente argomento. Dopo le parole rese ieri ai nostri microfoni dall'amministratore unico di ACA, Vincenzo Di Baldassar, che ha parlato di analisi buone all'interno del depuratore di Fosso Pretaro a Francavilla al Mare, interviene il sindaco di Francavilla Antonio Luciani, che critica l'atteggiamento del numero uno dell'azienda che gestisce appunto gli impianti idrici e chiede che si intervenga subito per risolvere il problema depurazione delle acque. Paolo Renzetti. Io continuo a sentire queste frasi e queste dichiarazioni e mi arrabbio proprio per questo, perché qui con me, se possono essere inquadrate, c'ho l'ennesima comunicazione intanto dell'ART Abruzzo per un prelievo fatto il 7 luglio e comunicato, guardate la data del protocollo, il 3 settembre 2015. Ricevo in data 2 settembre 2015 una notizia dall'ACA che ci dice che hanno avuto l'ennesimo problema all'impianto di depurazione in località Pretaro, però va tutto bene. E poi ultimo ricevo stamattina la Confcommercio che chiede anch'essa le dimissioni dei vertici ACA ed ART, però va tutto bene. Io non dico, perché sarei un matto a dirlo, che la colpa di tutto questo è dell'attuale vertice ACA o dei vertici ARTA, perché questi sono guai che ci arrivano dal passato, arrivano guai dal passato per me, arrivano dal passato per loro, e qui ci si deve impegnare per risolverli. Quello che non sopporto è che si continui a fare come si faceva nel passato, cioè a dire va tutto bene. No, non va bene niente. Nell'esposto che io ho intenzione di presentare in procura c'è semplicemente un elenco di documenti e quindi un elenco di fatti, non di dichiarazioni, non sarà arricchito con chissà quale dichiarazione. Io ho intenzione di fornire in procura
tutti i documenti che sono stati via via raccolti e protocollati al Comune di Francavilla al Mare, perché già dall'esame di quei documenti si capisce che il sistema non funziona. Le segreterie provinciali di Teramo, Funzione Pubblica CGL, FIT CISL, WIL Trasporti e FIADEL proclamano due giorni di sciopero da effettuarsi il 15 e il 16 settembre e blocco dello straordinario dal 17 settembre al 26 settembre 2015. L'astensione dal lavoro interessa solo la località servita dalla Team SPA nel territorio del comune di Teramo, quindi per quanto riguarda il porta a porta saranno garantiti comunque servizi minimi essenziali come previsto dalla normativa vigente. Il maggiore Emanuele Mazzotta si appresta a lasciare il comando del nucleo investigativo del comando provinciale di Chieti per assumere l'incarico di comandante della compagnia Carabinieri di Alba Adriatica. Nel lungo periodo in cui ha diretto il nucleo investigativo, dal settembre del 2008, sono state portate a compimento numerose operazioni di servizio, molte delle quali salite anche alla ribalta delle cronache nazionali. Al posto del maggiore Mazzonna giungerà l'attuale comandante della compagnia dell'Aquila, il capitano Marcello D'Alesio. E l'inizio dell'anno accademico segna il ritorno della facoltà aquilana in prossimità del centro grazie ad un accordo con il Ministero della Giustizia. Il servizio di Daniela Rosone. La facoltà di economia torna in centro, nei locali dell'ex carcere minorile in zona Colle Sapone. È uno dei risultati ottenuti anche grazie al tavolo di coordinamento interistituzionale dedicato alle università. Il nuovo anno accademico inizierà nei nuovi locali. Grazie alla convenzione con il Ministero della Giustizia, l'Università ha acquisito già una palazzina. A breve ne verranno acquisite altre due per docenti e aule studio. Questo primo atto è un primo atto perché noi abbiamo acquisito la palazzina aule. In realtà abbiamo ora con questa convenzione ponte che dura un anno di tempo per perfezionare invece anche la cessione di due ulteriori palazzine che serviranno a ospitare i docenti e a sistemare più aree studio, quindi insomma a dare una situazione effettivamente stabile a tutta l'area didattica e di ricerca di economia. L'obiettivo dell'Ateneo Aquilano, ricorda la rettrice Paola Inverardi, è riaggregare i poli. Questo sta accadendo con i tre unici poli a Coppito, Roio e in centro. Il tavolo sta lavorando anche per assegnare appartamenti del progetto Case Vuoti agli studenti universitari. Per ora 7 appartamenti a Coppito e uno a Roio sono stati già assegnati all'azienda Il Diritto agli Studi, che sarà guidata dal nuovo presidente Pierluigi Zobel. L'ex primo cittadino di Montesilvano, Cordoma, è tornato a parlare attraverso i nostri microfoni della situazione politica in città. Ascoltiamo. Si prevede un turno difficile perché la situazione in città è abbastanza preoccupante e mi auspico vivamente che al di là delle mere diatribe politiche che comunque animano i dibattiti in consiglio comunale, di qualsiasi consiglio comunale, di qualsiasi città, si possa tornare ad amministrare questa città non solo con impegno ma con risultati, perché la città in questo momento soffre di una attenzione particolare in quanto i servizi sono quelli che sono, le tasse sono aumentate, ma veramente i servizi sono stati tolti quasi tutti. Io sento tanta gente che si lamenta per la mensa scolastica, si lamenta per il trasporto scolastico, si lamenta per tanti servizi che sono carenti o che sono stati aboliti. Il PD chiede un rimpasto, nelle prossime ore verrà ufficializzato l'addio di Emanuele Anelli al Consiglio Comunale. Tutto questo probabilmente complica un po' il lavoro della Giunta Maragno. Il lavoro della Giunta è complicato anche da motivi che vanno fuori della politica, anche se la risposta che la politica deve dare alle difficoltà amministrative che l'Italia sta attraversando a tutti i livelli devono essere più forti, perché bisogna avere anche il coraggio di fare scelte non solo politiche, anche personali importanti che vanno al servizio della città. Forse una rinnovata, una giunta rinnovata e con persone forse più dinamiche, forse più motivate e con un sindaco non solo più presente, ma che abbia il coraggio di prendere in mano la città anche da solo se c'è bisogno, perché quando c'è bisogno bisogna farlo anche da solo, vincendo qualsiasi paura, vincendo qualsiasi timore, perché quando si fa
qualcosa per il bene della città, per il bene dei cittadini e non si fa per se stesso, per i suoi amici o per i suoi familiari, certamente non si può incappare in nessun incidente di percorso. Cordoma è pronto a tornare alla politica attiva a Montesilvano oppure no? Ma io la politica in realtà, anche se dietro le quinte, non ho mai abbandonata, perché chi della politica ne fa una ragione di vita, ma non esistenziale, ma di vita come passione e come sentimento, credo che non la possa abbandonare mai. Ci spostiamo all'Aquila, dove la CGIL denuncia l'ennesimo problema nell'assegnazione degli appalti per i servizi pubblici che vanno a discapito dei lavoratori. Germana Dorazzi. Basta con il caos negli appalti dei servizi della pubblica amministrazione. Stop alle gare al massimo ribasso e al non rispetto dei diritti dei lavoratori. A protestare contro la generale malgestione dei servizi pubblici all'Aquila è la Filcamps CGIL della provincia dell'Aquila. Questa volta nel mirino dei sindacati è finita la gestione senza programmazione e con l'esclusione dei sindacati stessi degli appalti per i servizi pubblici. Dagli asili nido fino all'ex caserma Campomizzi, cioè la struttura che dal post-sisma ospita circa 400 studenti universitari. Una nuova casa dello studente da sempre al centro di problemi, sia per quanto riguarda i servizi di manutenzione e pulizia, sia per la mensa. Ora spunta un nuovo caso. La società Vicentive ha rinunciato all'incarico di portierato, manutenzione e pulizia solo poche settimane fa, lasciando così con il contratto sospeso 25 lavoratori e alla DSU, l'azienda per il diritto allo studio universitario, la patata bollente di correre ai ripari. A farne le spese, oltre agli studenti che non possono contare sui servizi efficienti, sono i lavoratori stessi che si trovano ora a passare da un contratto a tempo indeterminato a uno a tempo determinato e per 24 giorni soltanto. Quindi l'azienda uscente non ha avuto visione di chi doveva subentrare. L'ADUS in quel momento non ci ha potuto dire chi doveva subentrare, ovviamente noi sindacalmente non abbiamo voluto convocare l'azienda a subentrare perché non eravamo a conoscenza e il risultato è questo, che oggi i lavoratori si trovano con contratti a termine e per 20 giorni, dopo anni di aver lavorato a tempo indeterminato. In occasione del 70° anniversario della lotta di liberazione della Resistenza, il prefetto di Pescara, Vincenzo D'Antuono, ha consegnato onorificenze nel corso di una cerimonia ufficiale alla presenza di tutte le istituzioni e autorità del territorio. Premio speciale all'ex internato Abramo Rossi, prigioniero sopravvissuto ad un lager nazista. Vediamo. Una cerimonia ufficiale con la presenza di tutte le cariche pubbliche. L'occasione è il conferimento della medaglia di liberazione e di altre onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. In questa occasione il prefetto di Pescara, Vincenzo D'Antuono, ricorda il centenario della Prima Guerra Mondiale, l'impegno e il sacrificio di tanti uomini, l'ideale della patria e i tragici fatti di cronaca che ogni giorno mostrano uomini, donne e bambini che rischiano la vita per raggiungere le nostre coste, ringraziando l'impegno della Capitaneria di Porto presente in sala. A ricevere l'onorificenza della medaglia di liberazione è stato Abramo Rossi, ex internato, militare in un lager nazista, che racconta così quei giorni e quel sacrificio per la sua patria e che dice che oggi sarebbe pronto a compiere un'altra volta. Combattente e poi prigionia. Ho fatto 19 mesi in prigionia, nel lager 18 A in Austria. Quando si parla di Repubblica, quando si parla di patria, si è orgogliosi oggi? Beh sì, io ho fatto la resistenza passiva, sono stato anche minacciato, non solo io, tutti nel nostro lager nel 1944, perché volevano farci ritornare in Italia a combattere unitamente ai reparti della Repubblica di Salò, oppure inquadrati dell'esercito tedesco. Noi abbiamo fatto un giuramento all'Italia e abbiamo detto di no, nonostante che quello ci ha costato più di un anno di patimento, di sofferenza, perché noi lavoravamo 12 ore al giorno in una fonderia di ferro. La fonderia rispetto al lager era distante 25 km. Bisognava fare la mattina 4-5 km a piedi, con le scarpe di legno che non si piegavano, e quindi era un sacrificio enorme. Poi si prendeva il treno e si andava alla fonderia. Lì si lavorava 12 ore al giorno, dalle 6, sex bis sex, dicevano i tedeschi. Si mangiava un mezzo di brodaglia e basta. Si ripartiva la sera e ci voleva
12 ore di lavoro e 4 ore di viaggio, due andate e due ritorno. Lo rifarebbe? Sì, lo rifarei nell'interesse appunto della patria, dei cittadini, perché noi abbiamo aiutato affinché Hitler abbassasse le ali. Il primo centro commerciale cardioprotetto è Aquilano. Un'azienda aquilana infatti ha donato al centro L'Aquilone un defibrillatore, testimonial L'Aquila Calcio. Il centro commerciale L'Aquilone è il primo centro cardioprotetto in Abruzzo. Un'azienda locale ha deciso infatti di donare al centro un defibrillatore per rendere le passeggiate e lo shopping delle famiglie aquilane più sicure. Nella serata di presentazione di questo strumento, essenziale per salvare la vita in caso di arresto cardiaco o infarto, il sindaco dell'Aquila Massimo Cialenti ha ricordato come ogni struttura dovrebbe dotarsi di tale strumento. Nel corso della serata è stata effettuata anche una dimostrazione su un manichino. Sì, è utile, si vede spesso vi sono questi problemi, una fibrillazione ventricolare, un arresto cardiaco e questi apparecchi oggi dicono anche una persona non esperta e non... che rispetto a una volta dovevi prima fare la diagnosi, capire, poi potevi schiacciare, adesso questo è uno strumento che ti dice sì, schiaccia e veramente può diventare un salvavita. Ci auguriamo ovviamente che non occorra mai a nessuno, però ecco, nel caso mai dovesse servire, comunque per me sarà sicuramente una gioia e una soddisfazione averlo donato. Molto importante da ricordare che comunque la legge prevede che per l'utilizzo del defibrillatore è previsto comunque un corso di formazione, il corso di formazione che prevede anche l'imparare, diciamo, i massaggi cardiorespiratori collegati naturalmente alla presenza del defibrillatore. Testimonial d'eccezione è stata l'Aquila Calcio 1927 che ha partecipato all'evento con il direttore generale Fabio Guido Aureli e con due calciatori, Salvatore San Domenico e Nicolas Bensaia. Gli atleti hanno portato ai presenti un messaggio positivo di sport e salute. L'organizzazione della serata è stata curata da Nico Gizzi. 5.700 km con uno scooter 50 in giro per l'Italia attraverso le 19 sedi dell'ANSA per raccogliere fondi in favore della Lega Italiana Fibrosi Cistica. Vediamo. Ed eccolo. Buongiorno. Qui arrivato a Pescara, Rick Boius, dalla redazione dell'ANSA di Bari a quella di Pescara, Abruzzo e Molise, per questo scopo nobile. Spero che sia nobilissimo. No, è un giro per una raccolta fondi per sensibilizzare una malattia ai più sconosciuta e che dovrebbe portare vorrei portare una maggiore visibilità. C'è anche il ricordo di un pilota, un motociclista che è scomparso di recente. Anche questo ragazzo è nei suoi pensieri, nel suo ricordo. Assolutamente sì, si tratta di Andrea Antonelli, mancato 2 anni fa circa nel Gran Premio di Russia che non si doveva correre per le condizioni meteo e purtroppo le federazioni a volte sbagliano e si portano via dei ragazzi giovani. 4.000 chilometri da percorrere per tutto lo stivale, quanto è difficile, quanto è duro fare tutti questi chilometri con una Vespa 50? Ma oddio, facile non è neanche difficile quando hai un obiettivo, comunque i chilometri sono 5.700. Lei, tra virgolette, lo possiamo dire, è sponsorizzato dall'ANSA, come mai questa collaborazione con la più importante agenzia di stampa italiana? Io sono comunque un collaboratore dell'ANSA tutto l'anno. L'ultima, il suo cognome nasconde probabilmente origini non italiane, olandesi. Esatto, sono un olandese che vive qui in Italia da tantissimi anni. Buon viaggio. Grazie, assolutamente. All'Aquila, nell'auditorium di Renzo Piano, luminari da tutto il mondo a confronto sul tema della salute nella terza età. Ascoltiamo l'intervista al direttore della clinica universitaria nel servizio di Gianfranco Cocciolone.
Interventi strategici per la terza età, molto importante lo screening, ma è molto importante il rapporto paziente-medico al fine di una prevenzione a 360 gradi. Sì, questo è assolutamente fondamentale. L'anziano nella generalità dei casi è un anziano che sta meglio oggi rispetto a qualche decennio fa, vive più a lungo, però spesso arriva nel raggio geriatrico a presenza di comorbidità, di diverse condizioni cliniche, quali patologie cardiovascolari, patologie respiratorie. È fondamentale una gestione molto oculata, a 360 gradi appunto, che tenga conto di tutte le patologie presenti, ma è del pari fondamentale la prevenzione, che non può essere confinata all'età geriatrica, ma che deve essere molto precocemente nel corso della vita, perché l'età geriatrica rappresenta il momento in cui si concretizzano tutte quelle problematiche che in realtà hanno cominciato ad estrinsecarsi dal punto di vista fisiopatologico addirittura nel periodo adolescenziale. Dovremmo cominciare a cambiare stili di vita combattendo l'obesità e gli abusi fin dal periodo adolescenziale per un invecchiamento veramente di successo. Apriamo la pagina sportiva. Il Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, ha respinto i ricorsi presentati da Vigor Lamezia, Teramo, Torres e Forlì, che chiedevano la sospensione cautelare dei campionati di Serie B e Lega Pro in attesa delle motivazioni della sentenza di secondo grado dei processi sportivi sul calcio scommesse. Il Collegio di Garanzia ha ritenuto i ricorsi improponibili, mancando la pubblicazione della motivazione ritenuta l'impossibilità di adottare un provvedimento cautelare sulla base di un ricorso improcedibile. Fermi ed impregiudicati gli effetti che dovessero derivare dalla successiva trattazione del ricorso, ha respinto quindi le stesse istanze cautelari. E si avvicina l'esordio di campionato a Livorno per il Pescara, dove potrebbe scendere già in campo l'ex difensore di Napoli e Inter, Ugo Campagnaro, presentato ieri sera insieme ai nuovi acquisti del Pescara. Il servizio. Ugo Campagnaro dall'Inter della Serie A al Pescara con grande entusiasmo però. Sì, con molto entusiasmo, soprattutto quello. Questa qua è una città bellissima. Ho capito che c'è tanto entusiasmo in questo gruppo, se può far bene, allora questo è un progetto che mi piace e niente. Ho parlato qualche giorno fa col mister e mi hanno spiegato bene tutto, come funziona qua, come siamo messi e niente, ho colto questa occasione al volo perché mi piace il progetto che c'è qua. Avevi avuto diverse richieste da formazioni del tuo paese, hai scelto Pescara. Sì, no, ma ancora io non volevo giocare in Argentina, volevo continuare in Italia e qua Pescara mi piaceva tanto, avevo ancora una settimana per decidere perché ero svincolato, però niente, quando ho avuto questa proposta l'ho colta subito. Cosa ti ha detto mister Oddo? No, ancora abbiamo parlato poco, solo che prima mi ha spiegato bene, mi ha detto che c'è un gruppo che ha voglia, soprattutto quello conta tantissimo e niente, adesso bisogna dimostrarlo durante il campionato. Arrivi in una piazza importante che lo scorso anno ha sfiorato la Serie A, Pescara che vuole riprovarci quest'anno. Sì, è giusto così, quando vai vicino una volta è giusto che provi. Questa squadra può darsi che si sia anche rinforzata quest'anno, ci sono altre squadre che vorranno andare in Serie A, non possiamo dire noi che lo faremo perché è quasi un po' presuntuoso, però provarci è un obbligo. Qualche giorno fa, proprio nelle ultime ore di mercato, quando è uscita fuori questa voce dell'arrivo di Campagnaro a Pescara, qualcuno pensava ad uno scherzo. Cosa ci fa uno come Campagnaro in Serie B? No, ma questa è una grandissima piazza, io vengo qua a dare il mio contributo, speriamo tutti quanti di far bene, fare un bel gruppo, correre tanto e vincere le partite. Andiamo in Lega Pro, sono stati designati gli arbitri per la prima giornata del campionato. L'Aquila Pistoiese, in programma alla Fattori domenica alle ore 15, è stata affidata a Ilario Guida di Salerno. E dopo 10 anni di attività, la Vustino Pescara Pallanuoto cambia nome e riparte per la nuova stagione in attesa del ripescaggio in Serie B. Siamo con Maurizio Gobbi, che è la pallanuoto a Pescara, uno dei grandi protagonisti negli ultimi anni della pallanuoto pescarese. Maurizio, questa è una serata particolare perché si festeggiano i 10 anni del Bustino e poi si festeggia anche una prosecuzione di questa società con un nome diverso. Ma al di là di questo è importante far festa dopo 10 anni, anche se tu sei arrivato da poco, questo lo possiamo dire. Sì, io insieme ad altri siamo arrivati veramente da poco, quindi questa è soprattutto la serata della Bustino e di Riccardo Fustinoni.
Meloni in particolare, però partecipo molto volentieri, visto che da quest'anno collaboro con questa società in veste di direttore tecnico ed insieme anche ad altre persone che si sono aggiunte strada facendo. Club Acquatico Pescara, questo è il nome della nuova società, campionato di Serie B di pallanuoto, con quali obiettivi? Dunque, al momento la società Bustina l'anno scorso è retrocessa in C, però abbiamo grandi speranze e possibilità di essere ripescati in Serie B. È stata fatta una richiesta ufficiale in federazione, vista la carenza di squadre di pallanuoto in questo momento in Italia non dovrebbero esserci problemi. Abbiamo dato per scontato quasi che sarà Serie B. Scaramanticamente dico così, che non è ancora certo, perché in fondo è anche la verità, non ci sono ambizioni particolari. L'idea nuova di quest'anno è di aver preso un allenatore molto importante dal Montenegro e di lavorare con estrema tranquillità per almeno 3 anni, per non dire 5, quindi non ci sono ambizioni particolari. Dobbiamo far crescere i ragazzi, cosa che da tanto tempo a Pescara manca. Speriamo che da quest'anno si possa ripartire alla grande in questo senso, quindi senza fretta e senza ambizioni troppo pressanti. Ed è tutto per questa prima edizione del TG6, l'appuntamento con l'informazione torna questa sera puntuale alle ore 19. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento.